Siamo con Alberto Trippi in occasione della presentazione del libro rieditato di Guido Gianni sulla cucina aretina. Qual è l'occasione in maniera particolare oggi per questa edizione nuova del libro? L'occasione è stata che nel 14 dicembre del 2012 era il decennale della scomparsa di Guido Gianni, mio suocero, personaggio importante nella cultura gastronomica italiana ed anche internazionale, che però aveva fatto di Arezzo, del territorio di Arezzo, la sua fonte primaria di ispirazione e di ricerca. Tant'è che difatti questo non è un libro di ricette, vero e proprio come si vedono oggi in televisione nelle edicole, ma è semplicemente è la storia, la tradizione, come nascono i piatti, da quale cultura vengono, la cultura contadina, la cultura delle vallate, la polidiversità del territorio aretino, dalle valli alle montagne, agli aghi, tutto quanto. Per cui il cibo diventa una cosa veramente importante. Chi era Guido Gianni per Arezzo? Guido Gianni innanzitutto era il primo innamorato di Arezzo, tant'è che lui, pur essendo stato regista in televisione, per uno dei pionieri della televisione della RAI, quando è andato in pensione ha rinunciato anche ad andare a Tele Monte Carlo, a quel tempo a Tele Lombardia che nasceva, per rimanere in Arezzo, per valorizzare la sua città, le tradizioni, la cultura, la retinità, tutto questo. In effetti, oltre che il libro, lui è stato uno dei primi registi del Saracino nella versione moderna, è stato uno dei fondatori dei Teleonda, Teletruria, quindi mettendo la sua professionalità al servizio della città. Fondamentalmente è quello che conta è quanto la sua cultura spaziava un pochino in tutti i campi, dal cinema. Lui ha vinto anche il premio al Festival di Cannes con dei film, ha vinto il premio per il giornalismo Saint Vincent, quindi era un personaggio veramente che faceva della cultura la sua base di vita, e questa cultura veniva riportata fondamentalmente nel territorio e soprattutto nella città.